Rivitalizzare il territorio, investire in montagne e nelle aree interne è la scommessa fatta più di un anno fa da alcuni imprenditori del comune di Rocca Santa Maria. Una sfida che ha portato anche alla riapertura del rifugio Il Ceppo presso l'omonima località. Il Ceppo è un luogo dei Monti della Laga famoso per il secolare bosco martese, per le splendide passeggiate ed escursioni, per la ricca storia che ha visto protagonisti briganti e partigiani, un luogo in cui è possibile ammirare splendidi fiumi e ruscelli, tra questi la nota cascata della Morricana. Tante le presenze registrate in quest'estate 2021, unica nota stonata è quella relativa alla viabilità, visto che per arrivare sul posto la strada si presenta con numerose criticità. L'estate è più che positiva, io parlo per quanto riguarda i Monti della Laga del Ceppo, è stata positiva, tanto va un afflusso turistico. Ahimè, come dici tu, il grosso problema per raggiungere queste località turistiche è la viabilità. Nonostante le grandi rassicurazioni, le innumerevoli rassicurazioni a parte il Presidente della Provincia, tante promesse, però ad oggi nessun risultato. Ad oggi sulla SP48 non è stato aperto ancora nessun cantiere per quanto riguarda la viabilità. Devo constatare che la strada ormai è trattorabile e non più carrabile, pertanto con grossa difficoltà i tanti turistici adesso che stanno venendo al Ceppo, tutti ci elogiano le bellezze naturali del Ceppo, però tutti ci dicono che la strada è ridotta in maniera impraticabile. Una situazione molto delicata, ovviamente voi avete invitato più volte la provincia a trovare una soluzione. Sì, ma non solo per il Ceppo, ma per tutto il comprensorio turistico montano teramano. Abbiamo invitato più volte il Presidente della Provincia a investire su questi territori, nonostante più volte lui abbia riassicurato che è intenzione della governanza provinciale investire per la viabilità su questi territori. Ad oggi, ripeto, nessun cantiere è stato aperto e nessun cantiere ad oggi è nella programmazione dell'ente provincia.